Audio recensione dei segreti di Osage County, Emanuele Rauco insieme a Chiara Guida. Buonasera. Buon pomeriggio anche, dipende a che ora ascoltano. Quindi? Salve. Beh, perfetto, meglio. Film di John Wells con la copiata Meryl Streep, Julia Roberts. Film tutto d'attrici, giudizio? È un film molto buono, un film tutto d'attrici, come dicevi tu, che almeno io ho trovato un attimino pesante da seguire quando il duello tra le attrici diventa uno sfoggio di bravura, perché diciamocelo, sono straordinarie. Lo sappiamo per Julia Roberts, per Meryl Streep è un po' una sorpresa per Julia Roberts, che, voglio dire, a parte il ruolo universalmente riconosciuto di Erin Brockovich, poi ha fatto delle commediole belle, simpatiche, romantiche, però robetta, insomma. Qui è invece veramente molto brava e tiene benissimo testa a Meryl Streep, se non fosse per quell'attimino di autocompiacimento che forse poteva essere accorciato, si poteva dare un taglio qua e là. Secondo me questo vale forse anche un po' per tutto il film, come dicevi tu, è un film di attrici, di sfoggio, di bravura, e il film si basa su tutta una serie di scene madri, di grandi dialoghi, e questo è il limite del film teatrale. C'è però, secondo me, una storia di fondo che non è tanto quella della famiglia, quanto quella della lotta per non essere come i propri genitori, per non fare gli stessi errori, che dà al film, che potrebbe essere invece un film molto più convenzionale, un tocco più forte, più emotivo. Sì, è comunque un film molto emotivo, per quanto, ecco, già dal trailer si capisce che siamo di fronte a una perdita, a un lutto familiare. Tuttavia non, il film non si crogiola nel lutto, anzi i personaggi vanno avanti, guardano avanti in maniera anche prepotente, anche un po' poco consona alle atmosfere di lutto che seguono magari il giorno del funerale. Allo stesso tempo però, ecco, come dici tu, è un film molto molto commovente, perché parla di questa lotta, di cercare di non essere simile ai genitori, ma allo stesso tempo di essere completamente disarmati di fronte alla certezza che, volenti o nolenti, siamo come i nostri genitori, nel film in particolare, ma è appunto commovente, è emotivamente trascinante il fatto di rivedersi magari in una situazione non simile, però in una stessa condizione di somiglianza. Il film è scritto da Tracy Letts, che era l'autrice anche di Killer Joe, a cui questo film è diametralmente opposto. C'è anche da dire come, se in quel film l'impianto teatrale era molto più ravvivato, molto più reinventato, qui invece non si esce dai canoni del palcoscenico, e questo forse può essere il limite principale del film. Sì, è un film tutto ambientato in una casa, e gli eventi che si svolgono sono rappresentabili benissimo, come dici tu, su un palcoscenico. Non c'è un guizzo registico, non c'è, anche se comunque un film ben raccontato, ma è un film fondamentalmente d'attrici. Non c'è uno sforzo a drammatizzare in maniera filmica l'opera da teatro, c'è solo, diciamo, un mettersi al servizio dei grandi talenti che sono coinvolti nel film. E credo, e non so poi mi dire se sei d'accordo, che sarà questo il motivo per cui comunque il film piacerà. Ha avuto le nomination all'Oscar per Julia Roberts e per Meryl Streep, e sono questi due i motivi per cui il film poi avrà, se non successo, comunque sarà gradito dal pubblico. Sì, certamente il film comunque è un bel film, sarà gradito, e poi quando c'è nomination agli Oscar le persone vanno a vedere il film, e comunque ci sarà, secondo me, anche un buon passaparola, perché è un buon film, veramente un buon film. Bene, questo era il nostro parere per Popcorn da Tiffany. Vi salutano Emanuele Rauco e Chiara Guida. Alla prossima.